segreto, ma stasera abbiamo deciso di intervistarti per raccontare la tua esperienza a tutti. Ok. Ci stai? Ma che devo dire? Adesso iniziamo con una raffica di domande. Davvero? Sì. E niente ragazzi, stasera siamo stati invitati a casa di Davide, appena finito la sua quarantena, è tornato ormai dal suo super viaggio. E infatti il titolo di questa puntata, chiamiamola così, è Davide, lascio tutto e parto. Perché è andata proprio così. È andata proprio così. Ci siamo conosciuti ormai 2 anni fa, quando, sentendoci tramite i social, Instagram, Facebook, eccetera, era in Mongolia. L'ho convinto ad unirsi in un nostro viaggio in India, avevamo un posto libero, l'ha occupato lui, e da lì in poi ci siamo sempre tenuti in contatto, ci siamo affezionati e la testa calda veramente. Ha percorso quanti paesi? 22. 22 paesi in ormai quasi 2 anni. E mi sono preparato un po' di domande, non le sa, quindi quello che racconterà sarà totalmente vero. Una frecciata. E partiamo subito dicendo appunto, abbiamo conosciuto in India, abbiamo fatto ormai 20 giorni di tour on the road in Rajasthan, Varanasi, Goa. È stata una figata, esperienza forte. Sì. E lì è stato difficile, abbastanza difficile il cibo, eh? Sì, soffrivo di mal di stomaco quasi tutti i giorni. Quasi pensavo di avere un batterio allo stomaco un giorno, ti ricordi che siamo andati a prendere le pastiglie con Vicky, la nostra guida. Mi siamo molto affezionati, abbiamo viaggiato insieme quasi 2 settimane insieme, ha portato a casa sua. Che popolo indiano è super ospitale, infatti poi ha proseguito il viaggio verso nord in Khajuraho, e Amritsar. ospite di Vicky, appunto. Vicky. Niente, partiamo subito con le domande. Bello. Allora, porta a scuola. L'avviso. Magari non te le ricordi neanche più, vogliamo sapere quali sono le mete che hai toccato dopo la Russia, dopo la Mongolia, dove sei andato? Allora, in ordine cronologico? Sì. Ok, dalla prima all'ultima, dall'ordine cronologico abbiamo fatto Russia, Mongolia, Hong Kong, Macao. Da Macao sono volato in India con voi. India, Nepal, dal Nepal sono andato in Indonesia, Singapore, Malesia, Thailandia, Cambogia, Vietnam, Giappone, Sud Corea, Taiwan, Filippine, dalle Filippine all'Australia, Hawaii, Stati Uniti. California era. Sono arrivato a San Francisco, da San Francisco a Los Angeles, e da Los Angeles ho affittato un SUV con un'amica e abbiamo fatto il giro di tutti i parchi nazionali, quindi tutto il West. Saluto l'amica. Ciao Valentina. Hai conosciuto On The Road? On The Road, prima di questo On The Road, un altro On The Road a Ibiza. Perché prima, dopo aver lasciato il lavoro, ho deciso di farmi 2 settimane che posso diventare di 4 mesi in Ibiza. Come DJ? No, è DJ, la prossima vita. Però no. Pierre. Ottimo. Sei andato? Da lì ho fatto Messico, Guatemala, Belize e poi sono tornato in Messico e è stata l'ultima mia meta, quando poi ho incontrato il famigerato Covid. L'amico di fine viaggio. Amico di fine viaggio. I progetti erano di continuare verso il Sud America. Esatto. Però il progetto era di ritornare in California, da lì poi andare verso l'Honduras e da fare la scuola di su e poi continuare verso. Tra l'altro, sponsorizzo qua Aventura Submarina Puerto Escondido, Messico. Dove ho finito i miei corsi, ho lavorato per 2 mesi lì. E sì, il progetto era quello di fare Panama, da Panama andare in Colombia e poi scendere tutta la costa fino ad arrivare in Argentina. Così, prima andiamo fra qualche mese, appena Covid ci permetterà di ripartire. Sì, sì. E sì.
Quanto sei stato in viaggio? Esattamente, quasi 2 anni. Se contiamo... Cos'era, settembre? Sono partito il 27 settembre... 2018. Sono partito il 27 settembre con un amico, che saluto, Paolo, e siamo andati in Russia, e da lì, sì. In attesa del treno. Abbiamo preso la Transiberiana a Mosca, e fino a un treno che collega Russia, Mongolia e Cina, e in Cina non ci sono mai arrivato, perché in Mongolia... Maledetto visto, facevo bene a prenderlo in Italia, in Mongolia ho provato a prendere il visto cinese, ma molte complicazioni. Tra l'altro mi ricordo che mi avevi scritto una volta in Mongolia mentre eri schiacciato in una macchina, avevate forato, sì. Tipo? Sì. Ero in tour in Mongolia, il tour del deserto. Del Gobi. Super freddo, un deserto freddo, freddissimo, a bordo di un cammello. Questa era la mia mascotte quotidiana. E niente, il tour era di 10 giorni, ma al quinto giorno ho deciso di mollare il tour, dopo aver visto le tappe più importanti, e di ritornare verso la capitale, Ulaanbaatar. E... quindi cosa è successo? Mi è intervenuta una misura di così all'ultimo di salvataggio mio, perché non ce la faccio proprio più, stavamo vivendo molto nomadi in mezzo al deserto, mangiavamo solo cipolle, cose, carne così che tenevano in un'altra capanna. Che tra l'altro se non sei abituato a mangiare ti ammazza, no? Stavo malissimo infatti, e quindi ho deciso di ritornare verso Ulaanbaatar, e nel percorso di ritorno con una persona che è venuta solo per me, siamo finiti con la macchina, siamo partiti alle 4 della mattina perché la città più vicina era 4 ore e il pullman era alle 9, quindi c'eravamo un'ora di scarto, e siamo finiti in un fosso con la macchina, e dopo 2 ore cercare di togliere la macchina è arrivato a salvarci una persona, ci ha tirato fuori, e neanche mezz'ora dopo abbiamo forato. E non c'era ruotino di scorta, non c'era niente, l'abbiamo vissuta malissimo. Ho fatto sta che sarà uno dei ricordi più indelebili del mio viaggio, perché ho visto l'alba morendo di freddo, avevo 3 giubbini, avevo addosso di tutto, ma morivo di freddo in mezzo a questo deserto, e io con una pala cercavo di fare un buco per cercare di togliere la ruota, e no. Mi ricordo che quando sono tornato dall'India mi avevi dato tutta la sci, giacca, di tutto, basta, non volevo più sapere del freddo, basta. E com'è stato viaggiare da solo, viaggiare in compagnia? Se è stato meglio da solo o meglio in compagnia? Okay. E soprattutto, quali sono i pro e i contro? Ovviamente, allora, ho iniziato a viaggiare con un amico e con cui avevo pianificato un viaggio di 6 mesi, però ovviamente sia io che lui avevamo idee molto diverse di viaggio, io avevo idee molto più free. aperte, e lui aveva, si era impuntato su diverse cose che non erano nella mia mentalità, quindi inizialmente abbiamo iniziato a viaggiare insieme per 2 settimane e ci siamo lasciati un po' andare, no? Prima mi seguiva un po' lui, poi seguivo un po' io i suoi passi, finché abbiamo deciso di viaggiare soli. Inizialmente è tragica, perché devi guardare, ti si apre un mondo, devi dal dire ok, tu ti occupi di dove alloggiamo, io mi occupo del mangiare, o mi devo occupare tutto io, quindi devi stare attento a non finire la tariffa internet, perché devi guardare dove è l'ostello, vedere se hanno spostato il treno, devi sapere vedere dove arriva il treno, poi immaginati in Russia mille ritardi, poi in Russia che c'era un linguaggio diverso, non capivi se era questa dove partiva, se era questo dove dovevi arrivare, quindi inizialmente è stato un po' tragico. Infatti ho fatto Russia, poi sono andato in Siberia da solo, sono continuato fino in Mongolia da solo, e lì stavo male, cioè sentivo che necessitavo di qualcuno, di una persona o comunque un amico, no? Qualcuno che ti dava buone vibrazioni positive, e per fortuna ho conosciuto voi, che mi avete invitato in India, mi ha dato la carica necessaria per capire. Fortuna è saltato un posto e ho deciso di unirmi a voi, e grazie alle good vibe vostre e di tutto il gruppo italiano che mi ha trattato come un non lo so, come un principino, sì, un principino, anche arrivato, no, ma guarda, avete trattato benissimo,
e no, ho trovato la carica necessaria per continuare, perché come ti capitano le brutte cose, perché dopo questo appunto viaggio in Mongolia, col freddo che ho mangiato, sono arrivato in un Ulaanbaatar, dopo che appunto ho perso la coincidenza del pullman, perché ci siamo persi 2 ore dentro nel buco che è poi forato, quindi altre 2 ore, sono arrivato alle 11, il pullman non c'era più, e come dicevi tu che ti avevo scritto che ero in una macchina, sì, ho trovato un passaggio grazie alla persona che mi aveva portato verso la città, ho trovato questo passaggio e l'ho vissuta in 5 in una Passat dietro tutti schiacciati, sono arrivato all'Ulaanbaatar e la sera niente, ero ancora tutto così, ma il giorno dopo quando mi sono rilassato, mi sono lasciato andare, mi è salita la febbre, non avevo forze. Mi ricordo che tra l'altro quando sei arrivato in India, qualche giorno, 2 giorni prima di noi tipo, sono arrivato, avevi la febbre e sei stato in camera. Malissimo. Sono arrivato, ho detto, buona, l'ultimo Burger King, devo per forza mangiare, perché dopo chissà cosa mangio qua in India. E veramente è stato così. Ho preso una bella Coca-Cola così da 1,5 litri col ghiaccio e spatatam, sono finito sul cesso 2 giorni. Voglio sapere i 3 paesaggi più fighi in assoluto. Ok, che mi sono rimasti più impressi sono stato, in ordine cronologico, primo di tutti il Nepal. Nepal, un giorno stavo camminando così, era... Tu l'hai fatto il campo base? No, perché ho avuto un problema, io sono arrivato all'aeroporto di Kathmandu e 25 persone davanti a me, tutti che pagavano con la tessera, Mastercard, arrivo io, non funziona. Soldi. Ah, è vero che tua mamma doveva andare in banca per far sbloccare, non perché... andava più... Ogni mese la mia banca, o ogni 2 mesi, o ogni 3 mesi, adesso non ricordo bene, c'era un blocco, si attivava un blocco. Sì, il blocco sicurezza dell'estero. Dell'estero, dove praticamente si non ti fa pagare, non ti fa prelevare, non ti fa utilizzare la carta. E sono andato per pagare proprio quel giorno, il blocco era attivo e tac, non funzionava bene. E proprio per questo il consiglio è avere sempre almeno 2-3 carte prepagate pronte a essere utilizzate. E qualche dollaro nel portafoglio di sicurezza. E quindi sono arrivato e ho provato a pagare con un'altra carta, bloccata anche quella. No, era maestro e non l'accettavano. Allora avevo solo... Io arrivavo dall'India, quindi non avevo banconote, avevo solo banconote indiane. E mi hanno fatto sedere, dopo 1 ora e mezza seduto con una ragazza che anche lei aveva il mio stesso problema. Lei, non so perché era carino, perché cosa, qualcuno gli ha pagato il visto, è riuscito a entrare. Io invece sono rimasto lì così e in un momento di panico ho detto, ma il mio zaino dov'è? È sui rulli. Ok, aspetta un attimo, cosa c'ho dentro? C'entro tutta la mia vita. Boom, mi è salito l'inferno, ho iniziato a sbraitare in mezzo all'aeroporto e mi hanno fatto uscire scortato, mi hanno fatto vedere che il mio zaino era lì e quando ero fuori sono riuscito a cambiare tramite che c'era uno che vende, che cambiava le banconote, ho cambiato le banconote le rupie indiane in dollari, in modo tale che sono riuscito a rientrare, c'erano proprio i dollari precisi, infatti non sono riuscito neanche a pagarmi il taxi che da Kathmandu aeroporto mi portava là, però fuori per fortuna c'era questa ragazza che ho aiutato e ha pagato lei il taxi per arrivare lì. E il Nepal, ti dico, mi ha colpito molto perché io, essendo che non avevo molti soldi, avevo solo queste, ho dovuto prendermi solo 2 settimane di visto e non un mese. In queste 2 settimane ora mi sono fatto la scarrellata di vedere tutto il possibile, però i tour di 2 settimane... Certo, anche perché il campo base occupa un sacco di giorni e... 15, 20, sì, è caro e tutto, però non era un problema, il problema era il tempo necessario. Allora io sono arrivato a Pokhara, che è la seconda città più bella, dove c'è questo lago, dove partono tutti i trail, la Annapurna, tutti i tour. E lì ho fatto un tour di 2 giorni camminando così tranquillo e stavo camminando così da solo, camminavo in mezzo a questo cielo tutto annuvolato e in un momento si sposta tutte le nuvole e si vedeva l'Everest. Wow. E questo mi ha colpito molto, cioè mi sono messo a saltare un sacco, ho detto no ma sì, che bello questo e queste sono queste cose che ti danno proprio l'energia per continuare. Un'altra delle cose che mi ha stupito molto è stato quando ho visto il Monte Fuji in Giappone,
Sono arrivato in Giappone. Da Tokyo oppure vicino proprio? No, io l'ho visto da Fuji, la città di Fuji. Ho preso... Il Giappone l'ho fatto tutto in autostop. Stato facile? No, non è stato facile perché era molto caro, i trasporti sono carissimi. Sono due treni, uno per i... Shinkansen. Che è super caro, super rapido. E poi un treno normale che è quello a levitazione magnetica, che è un tipo un terzo sì. più economico, però la tessera dei treni in Giappone è veramente cara, potente, quasi 300 euro. Sì, quindi con un amico francese abbiamo iniziato a fare autostop, però lui il problema di questo mio amico è che c'aveva la barba lunga fino a qua e quindi la gente là che sono tutti belli puliti, rasati, sì, in Giappone poi non la cura del corpo e della barba assolutamente, cioè non hanno neanche un pelo. Ore e ore e ore a fare autostop, finché abbiamo in autostop abbiamo visto un po' tutto, io in compagnia di questo amico, e quando poi ho preso il treno per arrivare a la città di Fuji, un giorno uguale, stessa dinamica, stava piovendo, io ero in questo ostello super economico in cui ero in una camerata di 20 persone. Giapponesi molto rispettosi, quindi 20 persone, ma è come se super silenzio. Sì, tutti rispettavano, tutto un silenzio perfetto, dormivo bene. Arrivo con la pioggia, io ho preso l'ostello molto vicino alla fermata del treno perché non pensavo di fermarmi lì molto, dovevo fermarmi mezza giornata, un giorno o quello che era, e poi continuare verso appunto ci sono dei laghi vicino al Monte Fuji bellissimi, era una delle mie tappe, quindi ho detto mi fermo qua perché è vicino alla fermata del treno. Pioveva, nuvoloso, ho detto no, che brutto, sono qui solo per vedere il Monte Fuji e non lo vedo, vabbè. Smette di piovere, cammino, dico vado a mangiare qualcosa, un sushino o qualcosa del genere. E tra l'altro il cibo in Giappone costa veramente poco ed è fantastico. Tutto con la soia. E cammino così senza farci caso e tutto nuvoloso così, mi giro la testa e questa città, cioè proprio la città, la strada della città, in fondo c'era il Monte Fuji. Tutto libero, neanche una nuvola, e c'ho una foto in Instagram di questo momento e un altro di questi momenti che stavo camminando e dico wow, mi ha dato come uno spirito di energia, no? E poi un altro paesaggio forte forte che mi ha dato un'altra scarica di adrenalina è stato il Messico, e non solo per le piramidi, sono stato a Teotihuacan e ho sentito una forte energia davvero positiva, che sono delle piramidi che si trovano vicino alla città del Messico, ma tantissimo, sono stato a Real de Catorce, che è un villaggio, un pueblo magico in cima a una montagna dove non arriva neanche l'elettricità quasi, e il Messico mi ha colpito davvero tanto, infatti sono rimasto quasi 8 mesi. Caspita. Sì. E dalle quinte mi sembra di vedere che Nico vuol farti anche lui alcune domande, quindi passiamo la palla a lui. Abbiamo fatto un cambio regia. Benvenuti su forum. Benvenuti su forum. No, un'altra delle domande che volevamo farti sono le esperienze lavorative. Quindi okay. Come ti sei gestito a livello lavorativo all'estero? Cioè come hai fatto a tirare avanti all'estero? Ok, questa è una domanda che moltissimi hanno fatto online, quasi tutti, che mi chiedevano appunto come facevo a mantenermi, se era la mia famiglia che mi stava pagando tutti i viaggi da sempre, quando invece mia mamma ha una paura tremenda che io ero in giro per il mondo, quindi di soldi non ne ho visti. E no, le esperienze lavorative sono che sono molti siti online che puoi utilizzare per cercare lavoro, e la maggior parte dei lavori sono a lungo termine, ovviamente, quindi un mese e mezzo, e per gente che viaggia backpacker come me o come altri è difficile, perché devi riuscire a farti valere e dire guarda, io ho bisogno solo di stare qua 10 giorni, 2 settimane, non di più, e cercare appunto di approfittare di questo. La maggior parte dei lavori ti danno la possibilità magari di non pagare l'alloggio, di non pagare il mangiare, e magari c'è una piccola retribuzione giusto per pagarti le cose basilari, però grandi soldi non ne fai. Però più avanti insomma, cioè, nel senso riesci a pagarti il necessario per sopravvivere. Sì, sì, sì. Ci sono moltissimi siti, il più famoso Workaway, e sì, puoi organizzarti magari un mese, 2 mesi anche prima di arrivare nel posto, perché poi c'è una selezione in cui puoi scegliere dove andare,
sto andando in Messico, dove in Messico, nord, sud, centro, sud, ok, e allora vedi le possibilità lavorative che la gente scrive, come che possono essere molto ampie, che possono essere serve una mano a zappare l'orto, davvero, al magari serve una mano in cucina o un recepzionista in ostello. E trovato anche tante altre persone che hanno fatto, cioè che facevano la stessa cosa che la maggior parte del lavoro li ho trovati tramite passaparola, perché a un certo punto del viaggio ho deciso di abbandonare tutta quella cosa dell'internet, del cercare online, del sapere prima, fare, perché dicevo, perché devo stare qua a perdere magari 3 ore di tempo a cercarlo online, quando queste 3 ore le posso investire andare a parlare con una persona e farmi un viaggio mentale ancora più ampio, no? Dimmi, guarda, io sono stato qua, o ti dice, guarda, anche io backpacker sono stato prima qui, un viaggio in cui magari c'avevi voglia di andare, dice, devi andare qua, queste qua sono le mete più importanti che devi per forza vedere, e se vuoi c'è questo ostello che è economico, e puoi stare, aiutare in cucina, cioè, quindi ho iniziato, sì, cercando online, così, poi strada facendo, la cosa che ho iniziato a sbloccare, proprio anche con il dialogo con le persone, perché ovviamente tu inizi, sai parlare solo italiano. Esatto, infatti una delle altre domande è anche questa, è la lingua, cioè come hai fatto con la lingua? Io ho iniziato parlando solo italiano e bergamasco, perché bergamasco è una lingua. E non l'hai abbandonato perché si sente ancora l'accento. E poi ho iniziato a viaggiare in Russia, qui non si parla per niente inglese. Non si parla nulla. E quindi ho avuto abbastanza problema a parlare con le persone lì, farmi capire, cioè... Ti dico, ci sono alcuni russi che si impegnano e studiano, soprattutto magari gente che viaggia, così, che vuole viaggiare, quindi ti sa dire qualcosa. Però quelli che sapevano dire quello che sapevano dire loro e quello che sapevo capire io, non è che funzionava sempre. Quindi ho iniziato a viaggiare in Russia, Mongolia e Hong Kong, tre posti in cui non si parla per niente inglese. Ho avuto difficoltà, però ho sfruttato questo viaggio in ore lunghissime in treno, ascoltandomi, guardando con Netflix o non so cosa era in questo momento, forse poteva essere anche YouTube, alcune serie TV con sottotitoli in inglese, in modo tale che non potevo scapparci, non potevo far finta di ascoltare leggendo i sottotitoli, era così. Quindi diciamo che si impara di più viaggiando che a scuola. Esatto, quindi non so cosa ho fatto, ho iniziato almeno a capire cosa si stava dicendo, anche se io non sapevo parlare, non sapevo niente, almeno capivo. E quando sono arrivato in India, sembra strano, ma è così, io in India ho imparato l'inglese, perché gli indiani parlano inglese molto bene, e non, l'ultima cosa che gli manca agli indiani è la pazienza. Lì ore e ore a parlare, loro ti rispiegano, e grazie anche a Vicky, che viaggiando con lui, che parlava inglese tutto il giorno e mi ha sbloccato tanto. Cioè, è proprio, non ti dico che magari ho imparato tanto gli idiomi, come magari li ho imparati di più quando sono stato negli Stati Uniti o in Australia, o comunque a contatto con persone che parlano inglese tutti i giorni. Però mi ha sbloccato a dire, ma come lo parlano loro, lo puoi parlare anche tu. E allora ho iniziato a parlare un po' con tutti, a sbloccarmi, andavo negli ostelli invece di fare scena muta, così cercare di seguire il discorso, mi buttavo anche io. Anche se è la cosa che mi è servita di più, te lo devo dire, è che sapevo magari a volte dicevo, ok, non si dice così, sono sicuro che non si dice così, perché 10 volte che questo qua mi dice che non si deve dire così. Però io lo dicevo apposta, così almeno me lo correggevano, almeno che imparavo, capito? E non è che mi dicevo, facevo il timido a dire no, ma non si dice così, vabbè dai, poi lo cerco col traduttore, perché lì non impari, la cosa che impari è segnandoti le parole, che sia sulle note del telefono, che sia sul palmo della tua mano, che sia sulla testa pelata del tuo amico, e che te le ripeti settimana per settimana, è così che le immagazzini. E io ho iniziato parlando solo italiano e bergamasco, lo sottolineo. E poi ho imparato l'inglese e poi vabbè, anche l'ultima fase è fatto lo spagnolo, comunque. Sì. La tua seconda fase di spagnolo. E la famiglia invece, perché avrei conosciuto tantissime persone, tanti amici, ma la famiglia in tutto ciò, cioè la famiglia che è rimasta qua, come... Shhh, andiamo a chiamarli. No! Guglielmo Nives! Venite a sentire cosa dice? Dietro le quinte appare la famiglia. Oh, dove è Guglielmo? Arriva.
cosa ne pensava la famiglia e quali erano le emozioni che, soprattutto nei primi mesi, contraddistinguevano mamma e papà. Vai, parola a voi. Cos'è stata l'emozione che hai provato quando ti ho detto che ero in... Penso che ero a Yekaterinburg o a Novosibirsk, comunque stavo per entrare in Siberia. Quando ti ho chiamato ho detto, guarda che con il mio amico Paolo non c'è feeling, non ci troviamo, meglio che continuo da solo. Cosa hai provato? Un po' di paura al momento, perché non era mai andato via da solo, quindi poi il fatto di partire in due e sapere che comunque per uno o per l'altro c'è sempre qualcuno, una mano, restare da soli, però non è stato il massimo. Quindi da lì c'è stata la divisione e poi è stato da solo. Sì. Sì, com'è stato? Cioè, da parte vostra? Ma dopo i primi due o tre giorni ho capito che di sballo, dove anche lui era un po' magari insicuro, non sapeva cosa fare, ma poi andata. Si è sentito, sì. E secondo me è stato... Lo sentivate spesso o quando per esempio capitava che internet non andava e entravate in panico? Io un po' di più, sì. Tu, Guglielmo? Poi meno, però. Sì, gli accordi erano che almeno una volta al giorno. Almeno una volta al giorno, almeno un messaggio. Doveva farlo per capire se era tutto ok. Non l'avete frenato quando vi ha detto che voleva partire e mollare tutto? Al momento pensavo che fosse una cosa che diceva, ma che non avrebbe mai realizzato. Cioè, pensavo fosse una cosa lì. E invece poi, quando ho capito che sarebbe partito lì, ho iniziato il mio... A preoccuparti, sì, un po'. Non l'ho fatto vedere, non l'ho detto, però il mio fisico poi ne ha risentito, perché ho fatto dei giorni in cui non riuscivo a camminare, dei giorni in cui non riuscivo... Quindi probabilmente il sistema nervoso è entrato... In gioco. Lui era già partito comunque, non... Quindi non ha visto niente, ma invece il momento in qui vi siete ritrovati per la prima volta, come è stato? Dopo un anno emozionante. Bello. Dove? Emozionante. Dove eravate? Eravamo a Port Princesa, nelle Filippine. Isola di Palawan. Avete fatto 10 giorni insieme? Sì, sì. Una decina di giorni. Un sacco col senno di poi ne avremmo fatti molti di più. Fare un viaggio del genere quanto costa? E soprattutto, a parte il costo, alloggi hotel oppure ostelli, guest house, okay, e gli spostamenti, perché se tutti i giorni ti pigli un aereo la cifra è una, se ti pigli degli autobus notturni è un'altra, se ti fai l'autostop è un'altra ancora. Allora, il costo ovviamente non è stimabile, perché tutte le città, ogni città ha un suo costo diverso. Mettiamo Bergamo, mettiamo Milano, sempre in Italia, però sono due costi diversi. Quindi ogni continente ha una valuta diversa, non puoi neanche calcolarlo tanto perché c'è un cambio di valuta, quindi sì, viaggiare costa. Ti hai dato un massimo giornaliero? Ma inizialmente sì, poi dopo ho capito che sapevo basarmi più o meno da solo. Sapevo calcolare quello che dovevo spendere, quello che dovevo non spendere, e sapevo che so autogestirmi abbastanza bene su questo, non vado a spendere. Anche perché poi quando scegli una città che ti dici spendo 200 euro, arrivi, trovi alcune escursioni che te ne ciucciano il doppio. Molto di più, è vero. E quindi sì, ho iniziato a dirmi ok, questa è la cifra che ho e devo suddividerla più o meno per... avevo intenzione di stare via 6 mesi e dire... Okay, il giorno del mio compleanno, questa era l'idea iniziale, il giorno del mio compleanno doveva essere in Giappone. Faccio un mese in Giappone, che è la fioritura, vero? Che è la fioritura dei ciliegi, no? Sì, sì. Ciliegi. Sakura, si dice. E ho detto, buona, questo qua sarà l'idea del mio viaggio, terminerà qua. E poi ho capito che ero stato molto bravo a risparmiare sullo stile di viaggio che avevo utilizzato durante i mesi antecedenti, che ho deciso di continuare e finanziariamente potevo, perché... Che budget ti eri dato? No, non avevo un budget. Cioè, io non è che dicevo, ok, devo spendere in Thailandia quello che spendo in Cambogia, quello che devo spendere in Vietnam.
No, dicevo, vabbè, io ho questo tot di soldi. Quando finisco i soldi o lavoro e mi automantengo o torno a casa. Quindi ho iniziato anche grazie alla mia amica Valentina che mi ha fatto scoprire Couchsurfing, che è un'altra delle app che ho utilizzato tanto per viaggiare. Grazie Valentina. E grazie a questo ho risparmiato tanti soldi, ho fatto tante amicizie e queste amicizie mi hanno portato a risparmiare molti soldi, perché un conto arrivare in un posto e non aver nessuno, ti ritrovi da solo in hotel. Chiede alla recepzionista dove devo andare, anche lei è un po' così perché non sa cosa dirti, non sa cosa consigliarti. È un conto arrivare in un posto in cui c'hai una persona che ti sta aspettando, ha già un tuo profilo, dice ah, questo gli piace la musica, gli piace fare diving, gli piace ballare, gli piace alcune cose, sa già più o meno quello che stai cercando, ma l'avete anche chattato per 2 o 3 settimane, quindi sa consigliarti i posti dove andare, sa farti pagare di memoria, ti allunga anche la tessera per non pagare i treni. E la possibilità di aver fatto amicizie con Couchsurfing mi ha fatto risparmiare tanti soldi. Quindi alcuni momenti del mio viaggio, come in Thailandia, io l'ho fatto con il mio migliore amico Roman e non sono mai stato con Couchsurfing, non sono mai stato ospitato da nessuno, siamo sempre stati in camera insieme, abbiamo fatto escursioni insieme e ho speso una cifra. Quando invece in Cambogia sono arrivato dopo aver speso tutti questi soldi in Thailandia, che uno pensa che la Thailandia è super economica, barabara, sì, però se ti lasci andare, però di soldi ne spendi. E ho deciso in Cambogia appunto di fermarmi, dire tiro il fiato, non c'ho bisogno di correre, ho trovato da lavorare, ho viaggiato sui pulmini locali, ho iniziato a viaggiare come i locali. Quando invece in Thailandia mi muovevo con le navi, mi hanno fatto sempre i navi così delle turistiche più rapide, più come si dice, comfort e tutto, oltre altro prezzo. In Cambogia ho detto no, io voglio spendere meno, quindi ho iniziato a viaggiare come i turisti, come i locali, quindi sui pulmini con con altre 8 persone e tutto così. Classico dell'Asia. E quando sono arrivato in Cambogia ho trovato lavoro come pizzaiolo e non avevo mai fatto nella mia vita, però vedendo i pizzaioli qua o vedendo mia mamma che faceva la teglia a casa della pizza, più o meno uno sa come fare la pizza. E c'era un ristorante italiano e il tipo si è subito innamorato di me, follemente, ha detto sì, tu vieni qua, lavori per me, mi dai una mano e quando io devo fare alcune cose tu mi sforni le pizze e le porti ai clienti. E quindi ho iniziato così, cioè magari mi ero dato un budget in Cambogia che poi io non ho speso. Quindi è anche, sì, cioè, è autocontrollo. Tu sai risparmi, che spendi dopo, risparmi prima, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché io in Thailandia pensavo di stare 2 mesi, 3 mesi, grandi, grandi date, e poi ho capito che un mese era sufficiente. Già volevo continuare, uscire dalla Thailandia, andare a scoprire nuovi posti, perché i giorni scarseggiavano, stava sempre arrivando più aprile, che è il giorno del mio compleanno. Che il mese del mio compleanno stava arrivando, ho detto no vabbè, la Thailandia l'ho già vista abbastanza, non ho bisogno di vedere altre isole, ho già capito, vado in Cambogia, voglio andare in Vietnam. Quindi è più autocontrollo, sai che oggi ho speso 10, domani spendi 0, quindi il giorno dopo puoi spenderne 20, certo. Cioè non mi sono fatto grandi paranoie, possiamo dire, sui prezzi, sapevo autogestirmi. Se dovessi dare un cuscinetto di sicurezza a chiunque chiede, cosa gli consiglieresti di risparmiare prima di un viaggio del genere? Almeno sicuramente sull'attrezzatura, cioè vestiti, così, se state andando in Asia, è inutile che uno va qua in Italia e si spende 500 euro di vestiario, perché vai in Asia e con 50 euro ti compri le stesse cose, identiche. Quindi questa è una cosa che uno non è che... perché è un po' agitato dire no, però io ho bisogno... un sacco di roba, anche perché poi devi portartela dietro con gli zaini e esatto. Ti spacchi la schiena. Cioè, viaggiare easy, comodi, perché è più facile buttare una maglietta e comprarne una nuova che stare lì a lavarla tutti i giorni e farsi mille fisime perché è di marca e che non interessa niente a nessuno mentre viaggi. Quindi una cosa su cui risparmiare sono vestiario e cose superflue. Una persona... ti chiede sicuramente, voglio una cifra da tenere sul conto prima di partire.
5, 10, 15, 20. Ok, questo dipende dai giorni, dipende da dove, perché ovviamente se tu stai andando a fare un viaggio in India, come abbiamo fatto noi, non spendi un mese in India, non spendi come un mese in Australia. Ovviamente. Quindi, ovviamente una persona deve sicuramente tenersi, io avevo un'assicurazione sanitaria, più o meno spesa di 450-500 euro l'anno, e quindi potevo dire il culo salvo se mi succedeva qualcosa a livello di salute. Salute. O facevo un incidente stradale o qualcosa, quindi questo mi salvava anche dal dire devo tenere via un tot di soldi perché se mi passa, mi succede qualcosa, no? Quindi ero già anche più tranquillo su questo fatto. E però appunto studiare più o meno l'idea di viaggio che uno si fa, cioè uno dice io voglio andare a fare il pellegrino in Tibet, beh, ti servono quanto? 100 euro per stare un mese in Tibet a fare il pellegrino. Però se uno invece vuole andare a fare il tour di tutta l'Australia, te ne serviranno 3.000, 4.000, non lo so. Tu l'hai fatto il tour dell'Australia, è caro. 3.500 ne sono volati. Volati, cioè dipende sempre dove stai andando, quindi organizzarsi un attimo prima con le idee, vai ad utilizzare guide turistiche, la più famosa Lonely Planet, che ti dà un'idea del budget che costa il cibo, un budget del costo degli hotel e un budget del costo delle guest house. E almeno sai già un'idea di dire, ok, io questi calcoli qua li avevo già fatti tutti prima col mio amico e sapevo già quanto sarebbe costato la Transiberiana e facendo i biglietti da solo tramite il sito russo ho speso la metà. Sì. E ho messo una guida in Facebook su come fare la Transiberiana con un prezzo bassissimo, quasi ridicolo, che come ho fatto io e viaggiando bene perché ci sono tre diverse classi. Prima classe che sono due letti, seconda classe con 4, due sotto, due sopra e la terza classe dove ci sono camerate da 8 o 16 persone con le tendine e robe così. In base al budget che uno si dà o varia la lunghezza del viaggio, uno se lo autostabilisce, no? Dice ok, oggi sono 16 ore di viaggio e forse è meglio che prendo la seconda classe. Ah, oggi invece sono solo 2 e dai, 2 ore vado in terza classe, capito? Quindi sì, è importante darsi un budget, sapere quello che si sta spendendo, sapere quello che si ha a disposizione, però è anche vero che dipende tutto da te. Certo. E non so cosa posso aggiungere, che un budget, una persona quanti soldi da avere, dipende tutto dal posto. Un cuscinetto di sicurezza, parti con almeno 10-15. Ma anche meno, a dire il vero, perché se tu hai una, come hai detto, spiegato con Couchsurfing, sai che stai prendendo un aereo, capacità di adeguarsi e di, sai che stai andando in California bene. E non ti aspetta nessuno, quindi un hotel sono 50 euro al giorno. Ah, però vado in California, c'è una persona che mi aspetta e sto a casa su una settimana. Annullato. Io cucino, gli compro da mangiare, magari lui c'ha la macchina, mi porta in giro, quindi sono altre spese. Certo. Quindi uno che già si studia prima già sa più o meno quello che sta andando a spendere. Sì. Però sì, è sempre meglio dire aver via meno un 2-3 mila euro guardati per le avvenienze, no? Sai, devo succede qualcosa, devo tornare a casa, mi serve un biglietto aereo dal giorno, dall'oggi al domani, come è successo a te tra l'altro, come è successo che mi sei, e devi avere via qualcosa. Però sì, non, anche non farsi troppe paranoie, cioè, io sono uno che è partito magari con tante domande, tante paure. Poi per piano durante il viaggio ti rispondi. E durante il viaggio ti sblocchi, capisci che easy mind è la cosa migliore. Voglio sapere il cibo peggiore e migliore, vai, subito fuori. Allora, peggiore Mongolia. E migliore, con cui mi sono trovato, che vorrei mangiare adesso, Messico. Ecco, e stasera abbiamo fatto la cena messicana. Esatto. Cosa ti ha insegnato questo viaggio e l'invito che vuoi lasciare? Ok, mi ha insegnato tante cose, soprattutto magari sono partito a essere un po' più egoista, dire questo è mio, mia cosa, e poi ho capito che viaggiando per il posto in cui sono stato, vedendo persone povere, che non avendo niente... Sorridono e ti trattano bene, non gliene frega proprio niente di come sei vestito o i soldi in banca che c'hai. Ho capito che la cosa più importante magari era essere più altruista con le persone. Infatti io avevo delle scarpe sponsorizzate da Garmund, che mi ha
un paio di scarponcini, ho deciso di regalarli a un a recepzionista in Nepal che lavorava di notte. Io me lo ricordo, questo ragazzo lavorava di notte dalle 9 penso alle 5 della mattina, un freddo cane, io freddo tutto il giorno in Nepal, immaginati di notte. Io tornavo magari dopo essere uscito ad andare a fare un giro, aver bevuto una mia birretta, così ho fatto amicizia con le persone dell'ostello, io tornavo e vedevo questo recepzionista lì che sbacchettava di freddo con il suo cellularino, così che si guardava una puntata, e che quando gli dicevo «Ehi, come stai?» magari una ti avrei potuto benissimo dire «Guarda, sto morendo di freddo, ho mangiato male». Non c'ho un euro in tasca, sul telefono fa schifo, invece no, era super felice, diceva vieni qua, ci fumiamo una sigaretta insieme, dai raccontami dove sei stato, hai trovato qualche ragazza, super felice, super altruista. E il giorno in cui io me ne sono andato dal Nepal, mi sono andato da quell'ostello, ho deciso di lasciare le mie scarpe, che erano 300-350 euro di scarpe. Non ho neanche pensato al valore, che mi dicevo no, se io torno in Italia magari le posso vendere a 200, sono certo. 9. Ho scritto subito all'azienda e ho deciso di regalarla a questa persona. Quindi anche vedere come le persone vivono la vita, pure non avendo niente, pure magari che la vita non gli sorride, a tutto conto loro ti sorridono, dici, allora impari tanto da questo. E ho imparato tante cose, ho imparato a cucinarmi da solo. Anche se vivo da solo, così, anche prima di viaggiare, ho imparato magari a cucinare non tanto quello che volevo, ma aprendo il frigo e dicendo ok, c'ho una carota, la pasta e questo, ok, mi cucino questo. Cioè, cucinando con quello che avevo. Arrangiarsi con quello che trovavo. Esatto. E non mangiando solo, sai che è buono, sì, quelle cose lì. Robe confezionate. No. E un augurio che faresti a un adulto e a un ragazzo della nostra età? Un augurio? Sì, un invito, sveglia. Sì, che il mondo vi aspetta, non dovete essere, non avere paura, non è tutto vero quello che vedete in televisione, che quando ho detto mia mamma che andavo in Messico, era terrorizzata, diceva no, perché il Messico è pericoloso, ci sono i narcos e così, e invece ho trovato le persone più amorevoli del mondo, ho viaggiato con un amico messicano che ha voluto a tutti i costi portarmi a casa sua per presentarmi alla sua famiglia, che poi ha deciso di ospitarmi per una settimana. Ho cucinato una sera, ho deciso di pagare una sera la pasta per comprarmi la pasta al suo, così per cucinare, perché altrimenti loro volevano che sempre cucinavano loro, non volevano un euro. Molto amorevoli. E quindi non è sempre vero quello che si legge, quello che si pensa, quello che la gente ti dice, è meglio quasi viverselo sulla propria pelle e buttarsi. Io mi sono buttato con tante paure, con tante domande, perché anche io non sapevo cosa mi aspettava in Russia, non sapevo cosa mi aspettava in Mongolia, non sapevo niente, anzi avevo un'idea di viaggio totalmente diversa, che poi da Hong Kong ho deciso di prendere un aereo e raggiungere voi in India, che non era stabilito, non era per niente, ci siamo sentiti così, io avevo la febbre in Mongolia, stavo male dopo questo tour che ho spiegato prima, in cui ho mangiato una cifra di freddo, ho detto sì, viaggiare da solo così, no, ho bisogno dell'amore, del calore di alcuni amici, di alcune persone positive, e ho deciso di viaggiare con voi. Quindi anche se a volte la vita non ti sorride, ti dà di volta le spalle, è tutto brutto, ma il giorno dopo ti svegli, c'è il sole e può essere il giorno più bello della tua vita. Quindi non buttarsi, lasciarsi andare, la vita è una sola e il mondo è bellissimo. Oh Davide, grazie. Sicuramente il video grazie servirà a tante persone e anche a me. Sì, una sveglia. Lo auguro che tanti vedano questo video e iniziano a viaggiare, a dire sì, no, come te, io devo buttarmi e non avere tutte queste paure, queste insicurezze, devo per forza avere una persona con me, no. Tantissime persone sono in ostello e stanno viaggiando soli come te e stanno solo aspettando te per conoscerti, per condividere le tue emozioni, i tuoi pensieri, la tua vita passata e le tue idee future. Quindi viaggiare, bella frase. E comunque nel prossimo viaggio portiamo anche l'husky, anzi lo portiamo in Norvegia per fare da traino. Per tornare a casa sua. Per portare le medicine come Balto. Ehi, buongiorno.